Se ne parla già da tempo e gli esperti sono pronti a scommetterci. In futuro potremo lasciare a casa contanti e persino le carte di credito. Oggi vediamo come si passa da questa a questo. Per poter trasformare il proprio telefonino in una vera e propria carta di credito serve un apparecchio abilitato alla tecnologia NFC. Ciò significa che appunto lo stesso telefonino deve integrare al suo interno un'antenna passiva che possa dare un mezzo di comunicazione alla SIM verso il sistema di pagamento, quindi dove normalmente si introduce la tessera o dove già adesso appunto alcune carte di credito possono essere avvicinate. Attualmente molti telefonini sono abilitati a questa tecnologia, molti telefonini quindi includono già un'antenna. Sono tutti telefonini Android per ora. Apple con il suo iPhone non la integra ancora, comunque non fino al 5S. Più in là potrebbe decidere di cambiare politica e quindi adottare anche lei una tecnologia NFC. Sono telefonini come questo Nexus 5 della LG, oppure come questo Samsung S5 messoci a disposizione dalla Swisscom per testare una delle applicazioni che permette l'utilizzo del pagamento tramite telefonino. Si chiama Tapit, è un'applicazione sviluppata dalla stessa Swisscom, che fondamentalmente integra e salva nella SIM del telefono le informazioni della nostra carta di credito o delle nostre carte di credito. Possono essere salvate tante carte di credito, possono essere salvate i punti fedeltà, possono essere salvati le tessere fedeltà, virtualmente potrebbe essere salvato qualsiasi tipo di informazione o di autorizzazione o di biglietto che può essere letto tramite un lettore NFC. Concentriamoci però sul pagamento. L'applicazione che tra l'altro vede anche coinvolte Sunrise e Orange. Per il momento funziona con carte di credito della Cornercard, ma anche qui entro fine anno è previsto l'arrivo di altre carte di credito supportate. Ebbene, dicevo, la carta di credito, le informazioni della carta di credito a questo punto vengono salvate nella parte sicura della SIM card, quindi in una parte criptata e che può essere letta solo dopo aver introdotto il codice della SIM e il codice della carta di credito. Vengono salvate e poi vengono messe a disposizione del telefono e di questo chip NFC che le rende fondamentalmente una sorta di carta portatile. Basta selezionare, appunto, in questo caso abbiamo la carta che ci è stata messa a disposizione per il test. Basta selezionare una delle carte a disposizione, delle proprie carte, dire che la si vuole utilizzare come mezzo di pagamento. Vedete che c'è virtualmente anche il segno della tecnologia NFC. A questo punto, una volta che la carta viene abilitata, si può tranquillamente uscire dall'applicazione, si può mettere in stand-by il telefono, quindi riporre il telefono nella propria tasca e una volta che si arriva alla cassa, tutto quello che servirà a fare è prendere il telefono e come se fosse una carta di credito NFC avvicinarla al sistema di pagamento. A quel punto il sistema scalerà dalla carta di credito abilitata l'importo desiderato, o meglio l'importo che dobbiamo al negozio.